L'ultimo episodio, ieri mattina, questo schiaffone proprio dato a questo bambino solo perché aveva sbadigliato, magari senza mettere la mano davanti alla bocca. Uno schiaffo costato l'arresto in flagranza di reato per la maestra Antonella, insegnante elementare della scuola Pietro d'Acemmo di Capodiponte, accusata di maltrattamenti su minori e ora in carcere a Verziano. 54 anni, madre di due figli, delegata sindacale della CGIL in cattedra da 35 anni, da febbraio era finita sotto l'attenzione dei carabinieri di Breno dopo le denunce di tre famiglie. Sostanzialmente dava proprio delle sberle ben assestate, tirate di orecchie piuttosto forti, tirate di capelli. Almeno 8 i casi certificati negli ultimi 15 giorni, da quando i carabinieri hanno installato microtelecamere all'interno della scuola elementare. I carabinieri che hanno operato hanno visto, diciamo, degli episodi così come sono stati raccontati dai ragazzini, cioè tutto risultava vero. 7 bambini presi di mira, stando alle immagini, in una classe composta da 22 allievi, tutti presenti quando davanti alla maestra si sono presentati i militari. Si è trovato un po' perplessa all'inizio, forse non pensava che questo modo, questo comportamento assunto potesse arrivare a ciò. Nelle prossime ore l'insegnante verrà ascoltata dai giudici per l'interrogatorio di convalida dell'arresto. Il magistrato titolare del fascicolo, Ambrogio Cassiani, pare intenzionato a chiedere per lei gli arresti domiciliari.